Al Colle del Pionta torna il festival ricreando Oltre il Suono con una serie di attività culturali e sociali per promuovere e valorizzare il parco. Il festival permanente si articola in concerti, laboratori, corsi, seminari, campus ed altre proposte culturali che mirano a coinvolgere tutte le età da 0 a 99 anni con un importante filo conduttore. Tutte le attività sono gratuite per i partecipanti. Abbiamo aderito a questa iniziativa per la valenza sì, l'alta valenza culturale, musicale, l'offerta, ma soprattutto per la valenza sociale, perché riportare al Pionta e al Duomo Vecchio delle manifestazioni per questa città ci sembrava, come dire, non solo doveroso ma anche un piacere poterla sostenere. Numerose le attività di questa edizione che spaziano dal Festival del Flauto ai concerti negli scavi archeologici, dalle attività per bambini e anziani al coro pop. Il 6, il primo concerto nel parco del Pionta, sempre con la partecipazione dei flautisti del corso. I concerti del parco saranno concerti con camminate a cura di Piede Libero, con visite guidate a cura del maestro Mariottini, ci saranno delle piccole aperitive nell'RSA Pionta della cooperativa Coinè e poi alla fine nel Duomo Vecchio, in questo meraviglioso scenario suggestivo per noi, 4 concerti nel mese di settembre, il primo appunto il 6, poi il 12, il 19 e il 26, con grandi musicisti, grande partecipazione. Vi invito appunto a seguire queste attività e vedere anche come il Festival Ricando si svolge poi anche a ottobre con i concerti al San Donato, con il coro pop, all'Unicop, con una serie di iniziative per la persona che vanno fino a dicembre. Sono 6 incontri destinati sia a bambini che ad adulti. L'Open Day sarà il 7 di ottobre presso la Coop di Via Veneto nel pomeriggio dalle 17 alle 19 e culmineranno poi, questa esperienza culminerà con un concerto al San Donato a metà di dicembre. E sarà un modo carino e diciamo speciale per avvicinare chi non ha mai fatto esperienza di coro, quindi per stare insieme cantando, fare esperienza dell'uso della propria voce in maniera con un repertorio diciamo leggero e facilmente fruibile.